infatti delle volte sono sceso, c'avevo il guinzaglio quell'elastico, che una volta c'era il guinzaglio rigido che se c'avevi in cane una bella taglia te portava lui, te lo ricordi? Invece con quell'elastico Chihuahua è esile, pesa un grammo. Ho spinto il bottone, ho visto che è arrivato al cane a 25 km. Cioè il cane ha fatto i bisogni, ma non nel nostro quartiere, il nostro è pulito. Ho richiamato il cane, è talmente leggero, ha sganciato la molla, è arrivato a dare la schienata sul mare e ha tirato fuori l'occhio. C'è sempre l'occhio di fuori per questo motivo. A un certo punto mi stavano rubando la macchina, mi ha sparato e ci muovo al collo. Detto che mi chiede, minieri, come ho preso. Poi c'è lo Yorkshire. Perché c'hai il quel cane che se santo sta a capoccia e non sta niente, non si capisce. Io a casa di un amico mio così, quanti ero così, dai, mangia, mangia. Ma dico, ma come c'hai i denti sto cane? Amico dice, oh, è dietro, dico, Dio, scusami, meno male che mi ha detto stava per filoncino. E poi ci sono i cani quelli, per esempio a Roma Nord, cioè tu cammini sui marciapiedi, anche il cane educato, il cane non abbaia, i cani che abbaiano sono cani coatti. Io sono passato davanti al cancello, c'era un levriero dietro al cancello, sono passato invece la baia e mi ha fatto così, attention please, perché c'hanno altri cani, c'hanno pure l'enciclopedia, hanno studiato. Leggo per gatto ne può fregare di meno, cioè il cane abbaia, fa la guardia, io c'avevo il gatto di mia nonna, il gatto ne può fregare di meno, eh. Un anno ritornavamo, ci avevano svaleggiato casa d'estate e il gatto così ha avuto, ah, se lo sono fregato di tutto. Pensa che una cosa non lo trovavano, io dove io non stavo. Ammazzate. E il gatto non ne frega niente, è così. Allora ci sono i cani questi belli. Vai, va, fatelo, fatelo. Dai, dai, c'è il bolso rotto, perdonatemi. Allora c'erano. Cioè sono i cani questi belli, no? La struttura. Ne prendo uno, è Rottweiler. E Rottweiler è quel cane che lo state nel cancello a quattro zampe. Ma quel cane state al cancello un piede così. E te fuori c'è scritto attenti al cane, attenti al braciola c'è scritto. Arrivo da sta amico mio, citofono, chi è? Sto io. Cioè che è? Dico, quanto via entra? Dico, quel cane. Cioè, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare che ho castrato. Guarda, c'è un po' che mi mozzi, che è che mi viene da dietro, che è forti? Ma che cosa vuol dire? Che uno dice, sai, ho castrato il cane, che vuol dire che ha castrato? Te entri il cane fa bau, 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 ma te mozzi con lo stesso, che vuol dire? Anzi, te mozzica subito a te, perché te sei amico di quello che ha castrato, sarà subito con te. E l'ultima cosa che mi rimane da contemplare in questa serata, sembra una cosa più futile, più leggera, ma è l'amicizia. L'amico, l'amicizia, è molto importante, perché l'amico sta al di fuori, è quello che guarda, è quello che vede delle cose che tu non vedresti mai, che so, in un ambito lavorativo, nell'amore, è così. La parola amicizia, l'amico è importante, io non posso sentire persone che conosco da due anni, dice quello è un amico, non può essere un amico, l'amico è quello dell'infanzia. A Roma l'amicizia è la stessa, ma cambia l'interpretazione. Che ha fatto? Oh, mia moglie mi ha lasciato, è scappata un altro. Vabbè, ma l'altro la riporta, eh. Cioè. C'è la sintesi! C'è l'amico tuo che mi fa, quando lo vedi, amico vero! Cioè, ma Claudio, ma che ha fatto? Ma sta sempre nervoso, dice, ma mia moglie non la capisco più. Ma che Marta è una bravissima donna, ma sì, ma mica per quello, ma vado a letto, gli do i baci e se gira all'altra parte, gli faccio le carezze e se gira all'altra parte, gli porto la colazione a letto e se gira all'altra parte. Ah no, ammette all'altra parte. Che dice a me? Ci hanno vedi, ci ho pensato. Ma sta sempre così nervoso con Marta. Ma che altro, ma te. Guarda, non la guarda così, Ma quella a 30 anni a me mi ha fatto sempre lavare, cucinare, stirare, mi ha trattato peggio di una golf, eh. Ma che posso fare? Fatti mettere regola. Ma poi delle volte te fa immaginare le scene. Cioè, senti, ma io. Mio nonno si è sposato con mia nonna, mio zio con mia zia, mi pare con mia madre, ma perché io me lo sposavo una che non conosco? Che tu dici, a me c'è ragione, perché ti mette pure il dubbio. Ma pure quando parliamo con i nostri figli, quando mio figlio mi ha detto, papà, ma te e mamma, no? Quando stavate in viaggio di nozze, io con chi stavo? All'andata con tuo padre, al ritorno con tua madre. Ma è il senso della vita, non c'è volgarità, è una cosa bella, è il senso della vita. Ma noi delle volte scherziamo anche sulla morte.
Ma perché no? Perché siamo beceri, è perché vogliamo allontanarla, perché vogliamo esorcizzarla. Oh, ma è tanto tempo che non vedo tu suocera, ma che fine ha fatto? Lascia perdere. Che? Sta a guardare i fiori dalla parte dei radici. Sta a fare? Sta a guardare i fiori dalla parte. Ti fa immaginare scene, i fiori dalla parte dei radici. Ma che? Ma che è morta? Ma non mi ha detto niente, no, ma io le cose belle me le tengo per me. È una dietro un'altra. E prima di salutarvi, non andare via perché facciamo una foto. E le situazioni. Quando Romano va in difficoltà ci deve ragione, ma le cose normali. Mi invitano a vedere, mi sono vergognato, stavano a via, stanno la finale al Foro Italico, sappiamo che stiamo a parlare di un ATP 1000, il tennis, quindi stiamo a parlare insomma di un torneo importantissimo, un 1000, la finale delle donne. Avete visto le tenniste? No, ormai sono dei modelli con queste minigonne. Io a un certo punto non la facevo più. C'ho questo vicino. Sapete che le donne, per dare, non hanno la forza degli uomini, no? Quindi per dare più forza alla palletta, senti questo sforzo che fa. Ah! Io me ne stavo andando. Tu immaginate che c'ho questo vicino, quella faceva. Ah! Quell'altra sì. Oh! Questo sì. Sì! Oh! Perché stanno che minigonne, che cazzo che cazzo ne sta zitto? Mi sta a far vergognare. Ah! Oh, di più! Oh, la fa finita! Ah, oh, mi fa. Ma adesso ai preliminari, a finale, a finale! Poi mi invitano a vedere quella dei maschi. Sappiamo tutti che non si può parlare, non si può fare rumore, anzi lì veramente può manco respirare. Cioè, stava a battere per iniziare il gioco, uno ci deve respirare. No, tutto sta a batte, ci devo respirare! Hanno soffocato. La partita era iniziata da pochissimo, vedo di aprire. Ma arriva sto Romano che c'aveva il posto vicino a noi, che non stavamo proprio in tribuna, però non si arriva, non si fa passare pure lo steward, cioè non può far passare durante il gioco, no? Cioè il silenzio, invece questo che è stato entrato, poraccio, mi ha fatto pure delle lenze. Insomma, passa vicino, passa un po' di persone durante il gioco, passa un po' di persone per aggiungere alla poltrona, così come è successo, Un po' di poltrone si è alzato un po' di persone. E stava raggiungendo la poltrona sua, io così dico, ecco alla guarda, A un certo punto il giudice così, silenzio per favore! Cosa gli ha risposto? Parli bene, devi guardare il posto e ti hanno dato! Grazie! Grazie! Grazie, buona continuazione della serata. Ciao Laurie! Grazie. Tonight, and fight the break of dawn.